Giusta come Per definizione, far capire sì. meglio, per seguire Almeno meglio per far ovviamente la gara. capire, sì. E intanto il punteggio per quanto riguarda la coppia ungherese, Susanna Nagy Matefejes, 48 e 48, hanno avuto un punteggio tecnico di 25 e 50 e i program components di 22 e 98. Punteggio tecnico che noi riusciremo a seguire perché questo nuovo sistema di ISU è davvero straordinario. Noi vediamo esattamente il lavoro che stanno facendo i giudici e i technical specialist. Tra l'altro mi fa piacere sottolineare che in questa gara l'assistente tecnico specialist è proprio Michael Webster, che noi apprezziamo, che ha collaborato anche con noi di Rai Sport, e proprio lui mi diceva è un sistema che cerca soprattutto di far entrare le persone all'interno di questo sport per capire ancora meglio quella che oramai, Franca, noi chiamiamo la matematica del pattinaggio. Però effettivamente così riusciremo a spiegarlo molto meglio e soprattutto con molta più chiarezza e sicurezza, perché non sarà come avere proprio il video replay di cui dispongono sia i giudici che gli specialist, ma più o meno noi in diretta riusciremo a capire il lavoro degli specialist e le decisioni che stanno prendendo. Riusciremo a giustificare alcuni punteggi in positivo e negativo che verranno assegnati. Sul ghiaccio stiamo seguendo insieme la coppia bulgara Sara Coward-Dodik Genchadze. Questa è proprio la polca. E gli applausi sono per Sara Coward e Gheorghi Genchadze. Davvero possiamo iniziare a vedere proprio da queste prime coppie le particolarità, no, di questa short dance. Intanto vi informiamo degli allenamenti che ci sono Sara stati questa Coward, mattina, perché Gheorghi naturalmente Genchadze, oggi è anche Bulgarska, la giornata Valkyria. delle coppie d'artistico e avremo in gara Nicole Della Monica, Matteo Guarise, poi Stefania Bertone, Ondra Otarecht e la nostra Franca Bianconi sta proprio arrivando. È arrivata veramente di corsa dalla pista di allenamento. Le sensazioni sugli azzurri, sulla tua coppia e sulla coppia, l'altra coppia azzurra che avremo in gara, Franca. Bene, li ho visti tutte e due pattinare molto, molto bene, molto decisi, sereni, sia Matteo Nicole che Stefania Ondrej. Chiaramente nell'allenamento prima della gara, proprio la mattina stessa, non si fa un granché di elementi, si cerca di trattenersi un po', non si fa una gran fatica perché tutto va risparmiato poi per il momento della gara. Ma li ho visti molto determinati, sereni, tranquilli, non ci sono stati errori, non c'è stato niente di problematico. Quindi, tra l'altro, Stefania e Ondrej scendono proprio ultimi, ultimissimi Sì. questa sera in un gruppo, in un gruppetto di tutto rispetto, perché
c'è la, i due grandi contendenti al gradino più alto del podio probabilmente, perché sono Savchenko Solkovi e Volosov Trankov, e veramente tra di loro in allenamento volavano coltelli stamattina. Io ero in mezzo tra i due allenatori e ti voglio dire che a un certo punto avrei voluto togliermi di lì, perché percepivi una tensione pazzesca. E anche in pista le due coppie volevano in qualche modo già in allenamento lanciarsi la sfida. Sì, lanciarsi la sfida e far vedere la propria superiorità, per cui non si tiravano indietro davanti a niente. Sai che c'è questa sorta di cosa sul ghiaccio per cui quando due stanno per incontrarsi, quello che lascia la strada è considerato quello più debole. Sì, questa vostra regola non scritta è meravigliosa. Non scritta, però è un po' assurda. Beh, stamattina nessuno lasciava la strada a nessuno, proprio. Era veramente, però bellissimo, devo dire, appassionante. Tutte e due hanno bellissimi programmi. Sì, davvero straordinari, bisogna dire. E così diversi tra loro, tra l'altro, sia come... proprio come concezione del programma, coreografica, costruzione, ma anche come pattinatori, sono così diversi sul ghiaccio che sarà una bellissima sfida veramente questa sera. E allora noi lo ricordiamo, la gara della Short Program inizierà alle 18.45, noi saremo in onda dalle 18.50 con il warm up del primo gruppo. Per quanto riguarda l'ultimo gruppo di cui parlava Franca Bianconi, avremo Aliona Savchenko e Robin Solkovi alle 20.43, subito dopo Tatiana Volosov e Maxim Trankov, poi i russi Ksenia Stolova e Fedor Klimov, e a chiudere proprio Stefania Bertone Ondra Otak alle 21.03, mentre potremo vedere la coppia Nicole Della Monica Matteo Guarisi alle 19.20, ma sarà una gara tutta da seguire con appunto su Rai Sport 2.